Vogliamo prendere nell'Evangelo di Luca al capitolo 15. Gloria a Dio, alleluia. Signore, noi ti benediciamo. Amen. Evangelo di Luca. Alleluia. Amen. Capitolo 15, dal verso 11. Dio ci benedica. Amen. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito il tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Chiniamo il capo e preghiamo, fratelli. Gloria a Dio, alleluia, alleluia, alleluia. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore che la tua parola stamane ancora possa farci del bene. Prepara attentamente i nostri cuori, la nostra mente, l'anima nostra a ricevere quanto di più prezioso tu ci puoi dare. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. È una parabola questa qui che conosciamo tutti quanti, fratelli, ed è uno dei tanti modi del Signore di lasciare, la parabola ovviamente, di lasciare un messaggio chiaro e diretto
ai suoi uditori, ai suoi ascoltatori. E questa forse io la definisco la parabola un po' per eccellenza, perché quando noi diciamo le parabole ci viene in mente subito quella del figlio il prodigo, non è vero? Eppure ce ne sono diverse, forse anche decine, ma quella del figlio il prodigo è la parabola che amiamo un po' tutti quanti, ci attira in maniera particolare, forse rispetto alle altre, quella che conosciamo di più, sappiamo anche raccontare senza leggerla forse, ci ricordiamo forse anche di alcuni particolari, forse di altri non li reputiamo importanti, ma alcuni particolari ce ne ricordiamo senza che magari neppure li leggiamo. Stamattina facciamo in modo, attraverso una umilissima, senza chissà quale pretesa, umilissima esegesi di questo episodio, che ha da lasciarci degli insegnamenti molto ma molto particolari, molto interessanti. La parabola del figliuol prodigo io credo che sia una parabola per tutti stamattina. Tutti possiamo rientrare in una figura di questo episodio, tutti, dal giovane, dal figlio giovane, dal figlio meno giovane, ai servi della casa, o anche addirittura in alcuni tratti anche nella figura del padre, sebbene noi consideriamo la figura del padre come la figura di Dio e facciamo bene a considerare nella figura del padre Dio, ma noi siamo chiamati, man mano che andiamo avanti, ad avere un po' il carattere di Dio, ad avere delle somiglianze. Non sarebbe certamente buono se noi crescendo non iniziassimo a somigliare al nostro padre. Voglio dire che siccome noi siamo tutti d'accordo che siamo degli uomini, ci teniamo a precisare questo, ma Dio ha messo in noi il suo spirito e la presenza del suo spirito è una presenza che ci santifica, è una presenza che è in grado di trasformare la nostra miseria, il nostro modo di fare, di essere, di pensare in una maniera molto più santa. Lo vediamo anche con i discepoli, prima che Gesù morisse, lo vediamo nei discepoli dopo che Gesù è morto in maniera molto molto particolare. Dopo l'esperienza dell'alto solaio, i discepoli, gli apostoli sono altre persone, non sono più quelle che noi incontriamo nei Vangeli. Ma vediamo un po' insieme questa storia. Un uomo, dice la scrittura, aveva due figli. Partiamo subito da questo verso, va bene? Un uomo, ma insomma, se il padre è Dio, insomma, perché l'evangelista Luca vuole mettere in evidenza l'uomo? Se è chiaro nella mente di tutti che il padre di questi due figli è Dio, rappresenta la figura di Dio, perché inizia l'episodio parlando di un uomo? Sembrerebbe un po' in contrasto, no? Io avrei iniziato così: un re, il re di quella città. Che dite? Sarebbe stato un po' più forte come richiamo, un po' come la parabola del gran convito, non siete tutti d'accordo? Ma dice un uomo. L'evangelista Luca, a differenza degli altri evangelisti, tratta l'umanità di Dio. Dio che si è fatto uomo. E questo è meraviglioso. E allora l'evangelista abbassa, Luca, rispetto agli altri, abbassa il tiro per far vedere Dio che è sceso in mezzo agli uomini. Dio che vuole avere a che fare con gli uomini. Non è Giovanni che dice il principio era la parola, no? Che Giovanni ha questo compito. Giovanni ha il compito di dire che Gesù è Dio, la sua perfetta divinità. Anche Luca dice che Gesù è Dio,
Ma Luca dice che è l'Emmanuele, l'Iddio con noi. E quindi lui parla di questo, Luca. Dio si è fatto uomo. Gesù è Dio, ma pur essendo Dio, ha voluto simpatizzare in tutto e per tutto. Ha voluto simpatizzare con l'uomo fisicamente, ha voluto simpatizzare con l'uomo attraverso i suoi bisogni. In questa parabola ha voluto simpatizzare con l'uomo anche nei sentimenti, nelle emozioni di questo padre. Noi vediamo un padre afflitto, un padre speranzoso, un padre contento alla fine, un padre felice, un padre che ha un'eredità e che la dà ai suoi figli. Un uomo aveva due figli. Il più giovane, come notate, l'evangelista non dà dei nomi. Luca non dà dei nomi ai figli. Avrebbe potuto farlo, ma non dà dei nomi. E qualcuno giustamente potrebbe dire: meglio non dare dei nomi, perché se diamo dei nomi a dei personaggi iniziamo poi a creare tante strutture su quei personaggi che poi non riusciamo più ad andare avanti. Noi siamo fatti così. Noi basta che ci appare all'interno della Bibbia un personaggio un po' che subito siamo in grado poi che vogliamo creare intorno a quel personaggio chissà che cosa. Ma quello che noi vogliamo invece è che la figura di Gesù, solo lui, venga esaltata. Non ci sono nomi, semplice, perché probabilmente uno di questi potremmo essere io e te. Forse stamattina o tu sei il più vecchio o sei il più giovane, può darsi che abbiamo bisogno di questa parola. È il più giovane che a un certo punto si stanca della normalità, di tutto quello che lui sta vivendo, di tutto quello di cui lui è anche partecipe, perché alla fine della parabola noi abbiamo notato che il padre ha detto al figlio maggiore: tutto quello che è mio è tuo. E credo che questo sarebbe stata la stessa cosa anche per il figlio più giovane. Fratelli, è molto semplice stancarsi della normalità, molto semplice. Dobbiamo stare attenti a non voler cercare oltre le cose che Dio ci ha dato già in maniera quotidiana. Sembra quasi che si avverta il bisogno di uscire fuori dai confini. Sembra quasi che si avverta il bisogno di uscire fuori dalla casa del Padre per fare delle esperienze, per incontrare nuove cose, per vedere nuove cose. E questo giovane, non a caso, è questo giovane, non è il maggiore, è il giovane che chiede di fare questa esperienza. Il giovane è quello che non ha l'esperienza per poter valutare. Il giovane è quello che ha bisogno ancora di crescere. Il giovane è proprio quello che ha bisogno ancora di stare vicino al padre e anche vicino al fratello maggiore. Non ci sentiamo mai arrivati, fratelli. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Sapete perché? Perché la Chiesa è il corpo, è un corpo, ha bisogno di tutte le membra. Noi non arriveremo mai ad una statura dove possiamo sentirci in grado, come questo giovane, di dichiarare la propria indipendenza a spese del padre, ma la dichiarò la propria indipendenza. Vorrei cambiare vita. Chissà questo giovane improvvisamente come gli dovette passare nella mente questo pensiero, forse dovette magari considerare la sua vita un po' restrittiva, forse anche un po' monotona, forse troppo normale. D'altronde il maggiore viene dai campi e quindi probabilmente sarebbe stata anche la sua sorte quella di andare nei campi a lavorare. E lui fa qualche conto, dice: beh, alla fine io ho anche qualche eredità di cui posso tenermene una parte, quindi senza lavorare, godermi la vita, fare un po' quello che vorrebbero fare tutti della mia età. È proprio il carattere del più giovane
La scrittura ci invita a crescere nelle vie del Signore, affinché cresciate nella conoscenza. Amen. Abbiamo bisogno, fratelli, di crescere nella conoscenza. Quando io parlo di crescere nella conoscenza, non intendo studiare. Conoscenza vuol dire, nella Bibbia, conoscere Dio, realizzare Dio, fare delle esperienze continue con il Signore. Non possiamo pensare di andare avanti con delle esperienze che oramai appartengono a un passato lontano. Non possiamo pensare di andare avanti spiritualmente su una base di un reddito spirituale. Abbiamo vissuto, abbiamo fatto. Abbiamo bisogno oggi di sperimentare la grazia di Dio nella nostra vita. Siamo salvati da anni, oggi vogliamo ancora gustare oggi il dono della salvezza. Non sto parlando che dobbiamo nascere di nuovo. Forse può darsi anche che qualcuno sia in una condizione che debba ritornare a nascere, ma non sto parlando di nascere di nuovo, perché il nuovo è già arrivato, siamo già nuove creature, ma sto parlando di fare in modo che non invecchi questa esperienza nella nostra vita. L'esperienza della salvezza è un'esperienza quotidiana. Ogni giorno possiamo dire come Davide: fammi sentire la gioia della tua salvezza. Amen. Fammi sentire la gioia della tua salvezza. Noi non vogliamo essere tra quelli che sono per causa di forze maggiori costretti a recitare il salmo. Io mi ricordo quando andavo nella casa del Signore fra una moltitudine di canti e di gente in festa. Noi non vogliamo essere tra quelli che devono leggere quel salmo. Noi vogliamo essere tra quelli che leggono: io mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo nella casa del Signore. Un'esperienza continua, non passata. E se stamattina c'è magari questa esperienza cristiana che è resa nuova solo da qualche evento nel passato, noi vogliamo chiedere a Dio di visitarci ancora stamattina. Amen, Signore. Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Beh, insomma, un bel caratterino, questo giovane. E per due motivi un bel caratterino. Io avrei voluto chiedergli a questo giovane: e qual è la parte dei beni che ti spetta? Qual è? Il padre è ancora in vita. Quale sarebbe la parte che ti spetta? Non sei il primogenito. Per gli ebrei era importante essere il primogenito. Avrei voluto chiedergli questo. Noi pensiamo di avere dei diritti, fratelli. I tuoi diritti vengono dalla grazia. Se Dio non ti avesse graziato, se Dio non ci avesse graziato, che diritto avremmo? Tutte le volte che noi, tra virgolette, vorremmo imporci, ci possiamo imporre, tra virgolette, soltanto per la grazia di Dio. Dammi la parte che mi spetta. Questo verso è un verso che mette in evidenza che purtroppo questo giovane, senza ancora partire, è già caduto nella follia. Senza ancora lasciare la casa, è già fuori dalla casa di Dio. Senza ancora salutare il padre e il fratello, si è già allontanato. Noi potremmo essere lontani da Dio pur stando qua. Noi potremmo aver realizzato delle cose che non sono secondo il piano di Dio pur stando in chiesa. Se stamattina nella tua mente c'è qualcosa che ti stacca da quello che è la famiglia di Dio, trattieni i tuoi passi. Perché dove il tuo cuore ti dice di andare, ci sarà solo carestia. Nella casa di Dio c'è sempre abbondanza di beni. C'è sempre abbondanza di grazia. Nella casa del Padre non c'è carestia. Nella casa del Padre
non c'è problemi di ricchezza o di cibo, c'è cibo in abbondanza. Il Salmo 16 dice proprio questo: che bella eredità che ci è toccata, che bella sorte ci è venuta incontro, la nostra eredità è magnifica. Ma questo Salmo era celebrato nel Tempio, e nel Tempio solo che noi possiamo dire che bella eredità che ci è pur toccati. Lontani dalla presenza di Dio, fratelli, qual è l'eredità che ci rende felici? Qual è il bene che ci rende stupefatti, meravigliati? Lontano dalla casa di Dio, qual è il bene che ci rende liberi, che ci rende gioiosi? Questo ragazzo, questo giovane, dopo un po' raccoglie tutto quello che deve raccogliere e parte per un paese lontano. Paese lontano. E vi sperperò in questo paese lontano tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Il carattere del giovane non ha la maturità per gestire i beni, non ha la testa per dire quello che deve fare. Io ho visto diverse scene di questo, tra virgolette, episodio nella vita normale di ogni giorno. Ho visto dei ragazzi che a un certo punto hanno lasciato la loro famiglia e proprio come questo hanno letteralmente sperperato tutto quello che era il loro potere. Arrivati in determinati posti hanno fatto tutto quello che potevano fare. Hanno conservato con la famiglia questo rapporto. La famiglia ha permesso loro di fare questo, gliel'hanno fatto fare, forse hanno pure continuato, che vuoi fare, quelli là sono i nostri figli, sono così. Ma ho visto anche un altro tipo di figlio, che ha voluto lasciare la famiglia, che si hanno fatto una casa, che hanno lavorato, che hanno avuto insomma la capacità di, pur essendo giovani, pur essendo ragazzi, di costruire, di gestire bene, al meglio, le loro risorse. Ma cosa voglio dirvi con questo, fratelli? Noi dobbiamo imparare a gestire la nostra vita spirituale, ad amministrare bene la nostra vita spirituale. Noi veniamo da un padre che è meraviglioso, che ci ha dato tutto, ma questo tutto io e te dobbiamo saperlo gestire, dobbiamo saperlo amministrare. I beni che Dio ci ha dato sono beni, sono santi beni, sono beni celesti. Vogliamo chiedere a Dio stamattina di aiutarci a gestirli nella maniera più opportuna. Partì per un paese lontano e vi sperperò tutti i suoi beni. Sperperare vuol dire con velocità, senza misura e senza qualità, senza vedere bene quello che faceva. Sperperò, cioè buttò tutto via. E dice il testo, quando sperperò tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. E questa è la caratteristica di chi è lontano dalla casa di Dio: nel bisogno. Solo Dio può placare la sete dei nostri bisogni. Non si parla qui, fratelli, di un bisogno solo materiale. Qui c'è un bisogno anche sul piano della dignità. È nascosto, è velato, ma lo possiamo vedere insieme. Quest'uomo, il padre, era ricco, ha dato un'eredità e non avrebbe mai pensato di mandare a pascolare i maiali suo figlio. Quando noi ci allontaniamo dal Signore, noi scendiamo pesantemente, fratelli. La nostra dignità di figli di Dio viene calpestata dalle brutture di questo mondo. Lontano dalla casa di Dio c'è un mondo che non desidera altro che schiacciare le mie e le tue possibilità spirituali e renderle senza forza, renderle innocue.
Quanti credenti si sono allontanati e non hanno più avuto forza di tornare indietro? Quanti? Quanti hanno lasciato la casa del padre pensando di poter gestire e non ce l'hanno fatta più? Non hanno avuto più la forza neppure di ritrovare il desiderio. Quando tu ti allontani e vai in questo paese molto lontano, sta a indicare una distanza spirituale più che geografica, vai molto lontano, tutte le risorse spirituali che ti riconducono al Padre vengono distrutte. Il desiderio, la voglia, l'indifferenza. La benedizione. Ebbe speso tutto, si trovò nel bisogno. La prima cosa è cercare di trovare soddisfazione nel mondo. Si mise con uno degli abitanti di quel paese. Si mise con uno degli abitanti di quel paese. Dirà l'Apostolo Paolo, che comunione c'è tra la luce e le tenebre? Che comunione c'è tra Cristo e Belial? Con chi ti stai mettendo tu? Con chi hai deciso di percorrere il tuo cammino? A fianco a chi sei? Nella tua mente a chi ti stai avvicinando? Qual è la decisione che stai per prendere? Fermati e considera attentamente quello che potrebbe succedere. Quella persona lo mise a pascolare i maiali, quella persona. E iniziò a essere un lavoro degradante, duro, brutto e non soddisfacente, perché questa persona non solo lavorava, ma aveva pure il desiderio di mangiare gli avanzi dei maiali, quindi probabilmente il bisogno non fu soddisfatto appieno. Ed è così, nel mondo c'è sempre fame di qualcosa, c'è sempre sete di qualcosa, si raggiungono degli obiettivi, ma c'è bisogno di fare altro. L'unico che è stato in grado di soddisfare la nostra vita, la mia, è stato Cristo. Amen. Cristo ha posto un punto alla mia ricerca. Cristo ha posto un punto alla mia ricerca. La mia vita è soddisfatta, fratelli, nel bene e nelle situazioni meno gradevoli, quando sono sano e quando sono malato. Vorrei essere come l'Apostolo Paolo quando dice: tutto quello che voglio sapere è di Cristo e di Cristo crocifisso. Quello che mi interessa è sapere il miracolo che è avvenuto nella mia vita riguardo al Calvario. Quello che mi interessa è conoscere profondamente e appieno l'amore che Cristo ha avuto verso di me. Quello che voglio conoscere è la grandezza di questo ministero, mistero oramai svelato per tutti i secoli, la salvezza dell'uomo in generale. Avrebbe voluto sfamarsi, ma non riusciva. Nel mondo non troverai mai il punto della tua soddisfazione. Se io credo che il mondo sarà in grado di soddisfarti, ma nel momento in cui ti avrà soddisfatto, inizierà in te una nuova ricerca per altro. Avrai ancora fame, avrai ancora sete. Vi ricordate la samaritana che corre al pozzo, va e viene? Deve andare tutti i giorni. E ogni giorno è dissetata, ma il giorno dopo ha bisogno di bere ancora. E farà questo tutta la sua vita, fino a che non incontra qualcun altro a pozzo, che gli dice: se vuoi l'acqua che ti do io, quest'acqua ti disseterà per sempre. E non avrai più bisogno di venire con la secchia a riempire da questo pozzo. Perché è vero che questo pozzo ti parla di Giacobbe, ma io sono il creatore di Giacobbe. Amen. Colui che ha dissetato anche Giacobbe, colui che ha dissetato anche Isacco, colui che ha dissetato anche Abramo, colui che è in grado di dissetare anche te. Solo Gesù può mettere un punto alle nostre ricerche.
A un certo punto questo giovane gli era rimasto ancora qualcosa in testa. Si ferma, si guarda intorno e dice: l'eredità non ce l'ho più. Le cose che mi ha dato mio padre sono andate perse. L'eredità non c'è più, le cose che mi ha dato mio padre sono perse. C'è una carestia, da solo non posso andare avanti. E dice Luca, rientrato in sé. E allora vuol dire che prima non era in sé. Vuol dire che il verso 17 è da collegare con il verso 12. È lì che ha perso la testa il giovane. Fratelli, noi non ci rendiamo conto, ma a volte abbiamo bisogno di rientrare in noi per l'aiuto dello Spirito Santo. E abbiamo bisogno che il Signore ci faccia vedere chiaramente le cose come stanno. Abbiamo la necessità di guardare nitidamente davanti a noi. La necessità che noi abbiamo stamattina è di capire dove ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa siamo tentati a fare, cosa invece dovremmo fare. Rientrato in sé, si ricorda di tutti i servi di suo padre, che hanno lo stipendio, salario, mangiano, bevono, godono i benefici enormi di quella casa, hanno pane in abbondanza. E io che sono il figlio, sto a morire di fame. I servi hanno pane in abbondanza, io che sono il figlio, muoio di fame. La prima cosa che dobbiamo riconoscere per tornare a Dio è che senza Dio moriamo. Io muoio di fame. Senza il Signore c'è morte. Senza la vita c'è morte. Cristo è la vita. Puoi fare a meno della vita? Puoi fare a meno della vita? Non credo proprio. Non penso proprio che puoi fare a meno della vita. Cristo è la vita. Tu non puoi fare a meno di Cristo. Quando sei nel bisogno implacabile spirituale, vuol dire che stai facendo a meno della vita. Vuol dire che stai arrancando, stai cercando di andare avanti con le tue forze, ma non ce la puoi fare. Cristo è la soddisfazione di ogni bisogno. Mi alzerò, andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato come tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Questo è quello che ha pensato il figlio. Ma quello che ha pensato deve farlo. Fratelli, io credo che noi tante volte siamo pentiti di tante cose, ma il pentimento da solo non va bene. Il pentimento deve portarci al ravvedimento, e il ravvedimento ci porta a convertirci. Non sto parlando di termini di salvezza, eh? Israele può anche convertirsi per degli errori che ha fatto, cioè cambiare strada. Il pentimento, sono pentito. Avete mai provato il pentimento? Io sì, una volta al giorno, io almeno. Ma quel pentimento non servirebbe a nulla se non ci portasse a cambiare. Sei pentito? Sicuro? E allora alzati e vai in casa di tuo padre e fai quello che hai pensato di fare nel cuore. Nel momento in cui si manifesta il pentimento ci dobbiamo muovere subito, fratelli. Se attendiamo, passa. Se invece abbiamo dentro di noi il pentimento, quel pensiero che Dio mette nel nostro cuore, operato dallo Spirito Santo, che ci porta a riflettere di nuovo sul Padre, sulla casa di Dio, sulle cose di Dio, allora facciamo subito.
Andiamo subito al Padre, andiamo subito da Dio e chiediamo a Lui di nuovo la sua benedizione nella nostra vita. Ma io ho timore, io so che non mi perdonerà. Io ho sbagliato, l'ho fatto tante volte questo errore. Non sono certo che Dio mi aiuterà. Mentre tu dici queste cose, pensi queste cose, il suo sguardo è già su di te, perché ti sta aspettando. Il suo sguardo è già su di te. Mentre il figlio ha fatto questo pensiero e sta ritornando dalla casa vecchia, insomma, per andare verso la casa di suo padre, e mentre cerca, questo è il mio pensiero ovviamente, mentre cerca di vedere dov'è la casa, vedo un uomo da lontano, ma vedo un uomo che lo fissa, però come se quell'uomo sapesse che stesse arrivando qualcuno. Chissà quante volte il padre l'ha atteso il figlio, chissà quante volte il padre lo ha atteso il figlio, quante volte lo vede da lontano e vede uno che lo fissa. E il padre come si accorge che è il figlio e gli corre incontro? Non è il figlio a corrergli incontro, è il padre che gli corre incontro. Che anomalia nel racconto, eh? Noi avremmo detto, è mio figlio, fallo venire, fa. Avremmo detto noi, aspetta un attimo. Oppure ci saremmo girati verso la casa, avrei detto, sta venendo il più giovane, mi raccomando, state tutti zitti, eh? Che poi vediamo che vuole. Avremmo fatto così. Noi facciamo così con i figli. Noi facciamo così con i fratelli. Noi facciamo così con chi c'è vicino. Se mi chiede scusa, e se tu non hai mai sbagliato, allora scaglia la tua prima pietra. Se no, se mi chiede scusa, sei pure in grado di rimettere i peccati? Hai questa capacità? Non sei in grado di perdonare senza che ti venga chiesto scusa? Questo padre aveva questa capacità. Non sa, può darsi pure che il figlio sta andando per chiedergli altro, no? Che ne sa? Può darsi pure che il figlio va e dice, sono venuto a prendermi qualche altra cosa, mi mancano i soldi. Dice il padre va, e il padre fa un gesto che avrebbe dovuto fare il figlio. La gente di quel tempo avrebbe potuto scandalizzarsi per quello che fa il padre. È il padre che si getta al collo del figlio, non è il figlio che si getta al collo del padre. La scena doveva andare così: il figlio che correva, il figlio che si gettava al collo, il figlio che l'avrebbe baciato e ribaciato e gli avrebbe chiesto scusa con tutto bagnato, no? Invece la scena è diversa. Il padre corre verso il figlio. Il padre si getta al collo. Se Dio non avesse steso le sue mani, fratelli, sopra di noi. Grazie. Non avremmo mai avuto comunione con Lui. Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ma io ho scelto voi. Il padre corre, si mette addosso a lui, lo bacia, lo ribacia, è felice, mostra la sua gioia. Non c'è scritto, ma immagino che il padre piangesse pure, tanto che era preso emotivamente da questo evento. E finalmente il figlio trova la forza per dire due parole. Gli dice, padre, io ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Questa parola, ho peccato contro il cielo e contro di te, a me mi richiama l'attenzione sul sunto della legge. Ama Dio con tutto il tuo cuore e ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi si può peccare contro Dio, ma si può peccare anche contro i fratelli. Si può peccare anche contro gli altri.
Si può peccare anche contro qualcuno. Ho peccato contro il cielo e contro di te. E se si può peccare con uno e con l'altro, vuol dire che noi dobbiamo amare l'uno e l'altro. Non possiamo amare Dio e non i fratelli, non quelli che ci sono vicini, non quelli che ci sono accanto e che forse manifestano anche delle debolezze. Si gettò al collo, il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Mentre il figlio dice queste cose, sembra il padre quasi non curarsene di quello che sta dicendo. Ma il padre chiamò i servi. Immaginate questa scena, immaginatela, fratelli. Ho peccato contro il cielo e contro il padre. Non gli dice: ma cosa, dove sei andato? La prima cosa. Io mi avrei detto: ma dove sei andato? Ma perché? Ma ti ho fatto qualcosa? E tutta la roba che ti ho data, adesso ti vedo come uno straccione venire. Dove è andato a finire? Hai perso tutto. Niente di tutto questo. Assolutamente. Al Padre del Cielo non gli interessano gli aneddoti, gli interessa l'anima, la persona che si è persa. Non gli interessa se in chiesa vieni con la giacca, la cravatta, la camicia, il maglione, sistemato chiaramente. Non gli interessa se vieni in un modo o vieni in un altro. A lui interessa che tu vieni con un cuore in grado di offrire il culto, rotto, ma di offrire il culto. Ma rotto no, perché scocciato, rotto come il vaso di alabastro che si spacca nella presenza di Dio, si spacca perché ci si rende conti di stare davanti a qualcosa di troppo alto per noi, e che mentre si rompe offre il miglior profumo della sua vita. Stamattina sta salendo un buon profumo dalla tua vita verso il trono della grazia di Dio. La tua adorazione è gradita a Dio o no? Guardate il Padre, è meraviglioso. Prendete la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Voglio un attimo fermarmi qui e poi andrò velocemente alla conclusione. Vedete, io ho notato una cosa qua, fratelli, che il padre fa e poi si ferma, poi delega i servi a fare delle cose. Non è lui che va a prendere la veste, non è lui che va a prendere, che è il padre, no? Lui, la cosa che lui ha fatto è andargli incontro, abbracciarlo, baciarlo e ovviamente perdonarlo. Ma poi chiama i servi a dire: mettetegli la veste, ammazzate. Sembra che il suo compito finisca. Sembra che i membri della sua casa adesso debbano muoversi. Ci sono delle cose che noi non potremmo mai fare, che può fare solo Dio. Ma ci sono delle cose che dobbiamo fare noi. La Chiesa deve avere il coraggio di alzarsi i polsi e mettersi al lavoro. E mettersi al lavoro. Se siamo nella casa di Dio, lo siamo per lavorare, fratelli. Lo siamo per lavorare. Non siamo solo per sederci a tavola, siamo per faticare, soprattutto verso le anime nel bisogno, verso le anime distrutte dalla carestia spirituale, verso le anime che vengono da un cammino travagliato. Quest'anima veniva verso la casa del Padre. Sicuramente quest'anima ha avuto bisogno di particolare attenzione, anche di riguardo, perché il padre gli dice: mettetegli la veste più bella addosso, vuol dire che questo qui è combinato male anche.
La Chiesa deve lavorare per l'opera di salvezza. Una volta mi disse un fratello, e lì ho capito, ho pregato solo per questo fratello. Questo fratello una volta mi disse una cosa, rimasi molto, molto angosciato per questa frase. E disse, sai, io non trovo più tanta familiarità nei nostri ambienti di chiesa. Io lo ascoltavo. Prima, facendo riferimento a un dato storico abbastanza indietro, eravamo tutti una famiglia. La domenica io visitavo Tizio, Tizio la domenica dopo visitava me. E poi mi dice questa frase, adesso ci sono tante persone che ci siamo persi tutti. Dentro di me ha detto, questo è uno che ha realizzato proprio la salvezza, nella mia mente ho detto. Il padre dice che in questa casa si devono rallegrare perché uno era morto ed è tornato in vita. I servi avrebbero potuto dire altro, no, non c'è posto, siamo già stretti. Mo adesso sto maiale, sto vitello, ce lo dovevamo dividere tra noi, arriva un altro che viene da fuori. L'Evangelo, sapete qual è il senso del Vangelo? Andate ai crocicchi, per le strade e per le piazze, e portateli affinché la mia casa sia piena. La Chiesa non è una comunità familiare, e non lo sarà mai. La Chiesa è il corpo di Cristo. Certo, fa sicuramente piacere che con un fratello tu puoi vivere 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, no, nella casa, ma sarà ancora più piacevole se insieme a quel fratello ne arriveranno altri. Dici, ma io non li conosco, qual è il problema? Ma io non sono legato, ti legherai, è il Signore che fa questo. Non è, cosa doveva dire Pietro a Gerusalemme? Quanto fastidio Dio dava a Gerusalemme? Ogni giorno aggiungeva a quella comunità, ogni giorno entrava uno. Permesso? E qui la chiesa? Sì, ogni giorno. Già ne erano 3.000 a un certo punto, quindi non era più familiare la cosa. C'era il Signore però. Alleluia. È il Signore, il capo famiglia, ed è Lui che dispone di ogni bene. E concludo, fratelli. Prendete la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzato, mangiamo e facciamo festa. Amen. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Mi sarebbe piaciuto meditare sul secondo figlio. La prossima volta parleremo solo sul secondo figlio, se piace a Dio. Chiniamo il capo e preghiamo.